Poi io sono andata a Padova dove ho svolto il mio dottorato e alcuni anni di ricerca e attualmente insegno in un liceo scientifico a Milano, il liceo Cremona, e la mia attività di insegnamento mi consente di continuare ad approfondire lo studio della mia passione che è appunto la storia della fisica. Volevo condividere con voi il fatto che alla vostra età avevo tre interessi che all'apparenza andavano a cozzare uno contro l'altro. Credo che anche voi dovrete sempre cercare il tempo di fare tutto. E quindi ero appassionata di violino, mi piaceva molto la matematica e la fisica, e un'altra passione che avevo era quella per il latino. E come molti di voi, in quarta e in quinta, cominciavo a chiedermi: ma come potrò conciliare tutto questo? Come potrò correre da una cosa all'altra? Farò scienze fisiche o mi scriverò lettere antiche. Ecco, poi misteriosamente a volte c'è questo piccolo miracolo di riuscire a far incontrare tutte quelle che sono le vostre passioni. Credo che l'unica cosa sia appunto cercare di impegnarsi. Infatti quando avevo terminato gli esami di fisica mi è capitata l'occasione di fare una tesi dove andavano a conciliarsi la musica e la fisica, perché appunto si volevano cercare dei contatti fra queste due discipline. Io subito mi sono offerta e fra l'altro alcuni di questi contatti erano da ricercare in alcuni libri che all'epoca non erano tradotti in lingue moderne, ma erano disponibili solo nell'originale in lingua latina. Ecco che questo mi ha permesso, l'unica traduzione moderna era in lingua francese e in questa traduzione dell'Harmonice Mundi, la legge che ormai vi uscirà un po' anche dagli occhi perché appunto visto quanto ci avete lavorato, era scritta addirittura in questa maniera, cioè era scritto che il rapporto tra il raggio e la distanza dei pianeti dal Sole e il tempo di rivoluzione era di 1,5. Ora, anche voi condividete con me il fatto che con questa traduzione non sarebbe stato possibile assolutamente attribuire tutti quei significati che invece voi siete riusciti di nuovo a scoprire in questa legge. E ecco che quindi le mie passioni a questo punto hanno permesso di riflettere sul fatto che quell'1,5 forse era un 3,5, che quel 3,5 forse in un libro che si intitolava Harmonice Mundi e che sembrava totalmente diverso come soggetto da quello di uno studio del moto dei pianeti, potesse invece quel 3,5 condurre all'intervallo di quinta che tanto era importante in quegli anni, e come quel termine che univa l'intervallo di quinta alla frazione 3,5 era quel termine latino sesquialtera. Quindi andando a riguardare l'originale latino e vedendo che effettivamente Keplero non aveva parlato di 1,5 ma aveva parlato di un intervallo sesquialtero che poi riprendeva appunto dal punto di vista musicale, ecco che si è ricomposto un po' tutto il percorso che ha portato Keplero alla nascita della terza legge. Questo non mi ha portato alla ricchezza, però mi ha portato a grosse soddisfazioni personali. Come vedete, queste sono alcune delle edizioni che sono uscite con alcune biografie scientifiche di Keplero e auguro anche a voi di avere la stessa soddisfazione, poi chi lo desidera magari anche una maggiore ricchezza o soddisfazione sociale, non lo so, però vi dico che per me queste sono state soddisfazioni grandissime. Entriamo ora nel merito di Keplero. Ho intitolato l'intervento Il mistero della modernità perché credo che ci stupiamo, forse ancora di più i vostri insegnanti di fisica di voi, perché voi siete più plastici, noi siamo un pochino, diciamo, più organizzati. Ci stupiamo del fatto che le leggi di Keplero, che si trovano nei nostri libri di fisica, quel libro di fisica che usiamo a scuola e che è basato sulla dinamica newtoniana, siano stati scritti in realtà un secolo prima che Newton elaborasse la sua teoria e che quindi siano state scoperte, scritte
con strumenti, con percorsi, con modelli completamente differenti rispetto a quelli che utilizza quella che chiamiamo la scienza moderna. Ecco, questo stupore ci può condurre appunto a vedere come sia possibile scrivere una legge valida in un altro contesto quando si appartiene a un mondo totalmente differente. Giusto per i più distratti, ricordo che le leggi di Keplero ci raccontano la prima qualcosa riguardo all'orbita del pianeta, cioè la forma dell'orbita percorsa dai pianeti. La seconda ci parla del fatto della velocità con cui si muovono i pianeti, mentre la terza delinea la relazione che esiste tra la distanza di un pianeta e il tempo che gli occorre per effettuare un'orbita attorno al Sole. Quando noi studiamo a scuola queste leggi, le studiamo utilizzando termini quali pianeti, Sole. Ecco, non ci sfugge il fatto che oggi sappiamo che queste leggi sono una buona approssimazione non solo per i pianeti sistema solare, ma ogni volta che una massa piccola, diciamo trascurabile rispetto alla principale, ruota intorno a una massa notevolmente maggiore. E ci stupiamo, anche ci dovremmo stupire, del fatto che il linguaggio di queste leggi non sia stato generalizzato. Cioè, in teoria uno dovrebbe dire una massa trascurabile ruota intorno a una massa grande, eccetera, eccetera. Ecco, questo linguaggio con cui invece studiamo le leggi è, possiamo dire, un fossile culturale che ci racconta il contesto in cui sono state rinvenute. Keplero nasce nella seconda metà del 1500 a Weiderstad, un paesino subito sotto Stoccarda. Attualmente si trova in una zona della Germania che è un po' confine con la Francia e a sud con la Svizzera. All'epoca però era uno dei tantissimi principati che andavano a comporre il Sacro Romano Impero. Questo è importante perché ci troviamo in un momento di guerre confessionali e questo ha un forte influsso su quella che è la formazione del nostro Keplero. Keplero non nasce in una famiglia agiata e all'epoca non c'era la scuola pubblica, quindi il suo destino probabilmente in epoca di pace sarebbe stato quello di morire a 9-10 anni nei campi, come poteva accadere in quei tempi, dato che egli stesso ci racconta di avere una salute cagionevole, una ossatura molto fragile. Ma grazie, diciamo, a queste tensioni confessionali e religiose, sia i cattolici da un lato sia i protestanti dall'altro avevano deciso di investire le risorse nella formazione dei giovani più capaci. Cioè, l'idea era quella: non solo ci combattiamo sui campi di battaglia, non è l'unica maniera quella di uccidere tutti quelli che la pensano diverso da noi, troviamo la maniera di convincere chi è dall'altra parte con degli argomenti teologici. Ecco che quindi se nell'ambito cattolico si espandono alcuni ordini religiosi come quello dei gesuiti, nell'ambito protestante i principi di tutti questi piccoli principati decidono di sostenere le spese per mantenere agli studi i giovani più brillanti. Keplero ha un pessimo fisico, diciamo che non lo sostiene, ma ha un'ottima mente. Ecco che è selezionato tra coloro che possono seguire l'università a spese del principe e quindi può studiare. Noi ci aspetteremmo dalle leggi che abbiamo visto prima che il suo studio abbiano riguardato la facoltà di matematica o di astronomia o qualcosa del genere. In realtà, come vi ho detto, dato gli scopi del principe, gli unici percorsi di studi che erano sostenuti erano quelli teologici. Quindi quello che avviene a Keplero è di poter frequentare la facoltà pregiata di Tubinga, di teologia. Questo però non vuol dire che non abbia seguito anche degli studi di astronomia o di matematica, perché il dio con cui aveva a che fare Keplero a Tubinga era un creatore
diciamo geometra, dove geometra però non ha l'accezione che diamo oggi a questo termine, ma geometra è padrone della geometria, e rintracciare Dio, trovare Dio, voleva dire ritrovare le tracce della creazione in ogni ambito, nel macrocosmo come nel microcosmo, ritrovare le stesse regolarità nella geometria, nell'astronomia, nella musica. E tanto più l'astronomia veniva sviluppata, se pensiamo che in quegli anni, abbiamo detto siamo alla fine del Cinquecento, l'astronomia a volte poteva essere terreno di eresie. Ecco quindi che ai teologi veniva chiesto di studiare a fondo l'astronomia, da un lato per poter riconoscere le eresie e dall'altro per poter controbattere con argomenti convincenti a chi avesse proposto dei sistemi astronomici, diciamo così, non allineati con quelli invece ammissibili. In particolare fra le discipline studiate da Keplero vi era la cosiddetta armonia delle sfere. Riprenderemo più avanti questa disciplina, che era profondamente radicata in quegli anni e aveva una storia lunghissima, non di secoli ma addirittura di millenni. Quella che vi mostro adesso sono le pagelle di fine corso, del corso di, ovviamente non so che non riuscite a leggerle, però dopo vi avvantaggerò, farò una zoomata così si capirà meglio. Come vedete da un lato, adesso faccio fatica, ovviamente, allora, alla vostra sinistra trovate i nomi di coloro che erano iscritti a teologia e alla destra vedete delle lettere che rappresentano i vari voti. Sono voti come oggi usa nel mondo anglosassone, quindi lettere, mentre in alto vedete queste iniziali delle materie studiate, per cui abbiamo etica, abbiamo greco, ecco perché un teologo doveva saper leggere i testi sacri anche nelle lingue originali nel mondo protestante, abbiamo l'ebraico, ma abbiamo anche sfera, cioè astronomia, abbiamo anche fisica, questo tra le materie dell'ultimo anno. Vedete che quasi tutti prendono A, sono pochi i discoli che prendono una B, e c'era differenza tra la A maiuscola, una specie di 10 lode, e la A minuscola. Ecco, vedete, questo è Giovanni Keplero Leonsberg, cioè proveniente da Leonsberg, che era, diciamo, il paesino a cui afferiva Waldstad, e vediamo che ha quasi tutte A maiuscole, tranne una A minuscola in etica. Ecco, c'era solo uno studente più bravo di lui in tutta la facoltà, però era anche il nipote del rettore, quindi gli storici malignano sul fatto che magari sia stato dato un aiutino. Ecco. Keplero quindi è uno studente molto brillante e a poche settimane dal prendere i voti potete capire il suo stato d'animo. Venire da una famiglia povera con un fisico che non lo avrebbe aiutato e poter accedere a una carriera che all'epoca era socialmente molto interessante, cioè diventare teologo, avere accesso alle decime, poter passare il tempo sui libri, a studiare, che era quello che lo interessava. Se non che, vedremo più avanti, anche per il fatto che già in questi anni lui manifesta un forte interesse per il sistema copernicano, che all'epoca era avversato anche dalla religione protestante, ecco, per questi suoi, diciamo, questa sua libertà di pensiero, sia in campo astronomico sia in altri campi, anche in quello religioso, i superiori decidono che non sia il caso di farlo diventare teologo in quegli anni tanto delicati. Ecco che si libera un posto da supprente, lui è qui a Tubinga, vedete com'è vicino a Waldstad. Non si vede la freccia sul proiettore? No. Ma si legge. Forse dovevo portare un puntatore, scusatemi. Beh, Waldstad e Tubinga erano molto vicini. Si libera un posto di insegnante a Graz, in Austria. Per Keplero sono 10 giorni di cammino, perché non ci sono dei mezzi per arrivarci. Un posto di supplente non in università, in un liceo privato per protestanti. Ecco che potete immaginare il suo stato d'animo. Sta per diventare un teologo, uno dei più bravi del suo anno, e invece diventerà insegnante di matematica in un liceo privato a 10 giorni di cammino dalle sue terre. Fra l'altro all'epoca, come avviene in certi magari
come avviene magari all'estero, nei college, gli studenti potevano scegliere le materie. Voi non ci crederete, ma pochissimi sceglievano matematica. E quindi Keplero in classe aveva pochissimi studenti, 3-4 studenti ogni anno. Ecco, per lui da un lato una noia tremenda. Tutta la giornata, tutta la sua settimana si svolgeva facendo lezione a questi pochissimi studenti di questo liceo privato, che ambivano a diventare, magari a prendere le redini dell'attività commerciale dei rispettivi genitori. Però questo periodo di noia, come tante volte viene detto anche a voi, a volte è proprio salutare, perché dalla noia a volte può nascere qualcosa di nuovo. E proprio in quegli anni, in effetti, Keplero in tutto questo tempo libero può riflettere su quello che è la cosmologia, qual è la struttura del mondo, perché l'universo è costruito in una certa maniera. Cioè quelle domande che lui si faceva da teologo e che però ora può affrontare anche con strumenti quali appunto la matematica o la filosofia naturale. In particolare ripensa ai sistemi del mondo che all'epoca erano maggiormente in vigore. Vi erano tantissimi sistemi planetari insegnati in quegli anni e fra l'altro Keplero aveva avuto la fortuna di avere come docente Michael Maestlin, che era uno dei più fini conoscitori del sistema copernicano. Si dice che all'epoca, anche se Copernico aveva pubblicato il suo sistema nel 1543, qua siamo nel 1596, quindi sono passati 50 anni, ecco, il libro era molto diffuso, faceva bella figura avere il libro di Copernico, però era talmente complesso che si dice che solo 6-7 persone lo conoscessero proprio a fondo. E una di queste persone che erano riconosciute per averlo studiato a fondo era proprio l'insegnante di Keplero, che quindi può accedere a una conoscenza di questo sistema e rimanerne anche conquistato. Brevemente ricordo che nel sistema tolemaico noi abbiamo la Terra al centro del cosmo, ecco, quello che noi chiamiamo oggi universo in questi anni semplicemente è composto dal Sole e da alcuni pianeti e dalla Luna, mentre tutti gli altri oggetti che vediamo nel cielo di notte erano incastonati nella cosiddetta sfera delle stelle fisse, che andava a circondare il sistema, questa parte di sistema solare. Quindi immaginate questi oggetti in movimento, infatti pianeta, voi meglio di me sapete che viene dal greco e vuol dire stella vagabonda, quindi qualcosa che si muove, erano questi oggetti immaginati più vicino a noi e contenuti in questa enorme scatola rotonda in cui erano fissate tutte le altre sfere che andavano a comporre le costellazioni. Ecco, ritornando a noi, nel sistema tolemaico abbiamo 7 oggetti e nel sistema copernicano invece solo 6. Perché cosa c'è di diverso? Non è tutto propriamente simmetrico. Nel sistema tolemaico noi abbiamo anche la Luna che ruota intorno alla Terra, quindi è un oggetto, un pianeta in più. Sole è un pianeta, la Luna è un pianeta. Nel sistema copernicano il Sole è al centro dell'universo, poi abbiamo 6 oggetti che sono i pianeti noti all'epoca che ruotano intorno, il tutto sempre incastonato nella sfera delle stelle fisse. E un'altra piccola puntualizzazione, abbiamo detto che il Sole è al centro del sistema copernicano, in realtà non è proprio il Sole al centro, ma quello che viene detto il Sole medio, perché comunque anche Copernico dà una superiorità alla Terra rispetto agli altri pianeti e immagina che la Terra si muova su un cerchio perfetto, un cerchio che all'epoca alludeva alla perfezione di Dio, questa forma, e quindi era difficile rinunciare a questa forma. Ecco quindi che se la situazione reale che vedrei qui un po' amplificata, prendendo una navicella spaziale, andando al di fuori dell'orbita terrestre, ecco, io se andassi a osservare come si muove la Terra, vedrei che si muove su quella che chiamiamo un'ellisse, cioè su avrebbe una forma, la sua orbita piuttosto schiacciata. Ecco, Copernico imponeva invece che la Terra si muovesse su un cerchio perfetto. Ecco che, come quando noi siamo sul treno, crediamo di essere partiti e poi ci accorgiamo che è partito il treno di fianco, ecco, la nostra errata percezione del nostro moto ci fa
trarre delle conclusioni sbagliate sul moto esterno a noi, ecco, in questa maniera, se noi pensiamo di muoverci su un cerchio e invece ci muoviamo su un'ellisse, andiamo a raccogliere dati che sono imprecisi. Ecco quindi che tanto il sistema tolemaico, tanto il sistema copernicano condividevano alcuni errori, alcuni presupposti oggi riconosciuti falsi, che portavano entrambi a degli errori di previsione. E quindi era difficile scegliere fra i due sistemi. E se teologicamente si preferiva quello tolemaico che vedeva la Terra in una posizione privilegiata, gli astronomi venivano invece lasciati liberi di scegliere quelli che preferivano, pensando che il sistema da utilizzarsi fosse semplicemente un ausilio matematico per poter fare delle previsioni. Infatti i punti che vi dicevano coincidere in tutti i sistemi solari dell'epoca, in sistemi cosmologici dell'epoca, erano che la Terra fosse un pianeta diverso dagli altri. Abbiamo visto per Tolomeo era al centro, per Copernico era l'unico che aveva un'orbita perfettamente circolare. Inoltre, tutti questi sistemi si basavano sull'unica fisica disponibile all'epoca. Vi ho detto che la fisica di Newton, che sarà la fisica successiva, nasce nel 1687, qua siamo nel 1594, mancano ancora 100 anni. L'unica fisica che abbiamo a disposizione è quella aristotelica. E per la fisica aristotelica, per permettere a un oggetto di muoversi all'infinito senza nessuno che vada a spingere, l'unico modo possibile è di muoversi su un cerchio perfetto, come fanno i pianeti. E questo moto doveva poi avere una velocità uniforme. Ecco quindi che questi tre punti causavano, pur di mantenere questi tre punti fermi, appunto derivati dalla fisica disponibile, si arrivava a delle contraddizioni in entrambi i sistemi cosmologici. Una contraddizione forse la più evidente è quella del moto retrogrado. Immaginiamo di guardare Marte, di osservare Marte tutte le sere alla stessa ora. Lo vedremmo in cielo, rispetto alle stelle fisse, rispetto alle costellazioni, in un punto leggermente diverso, perché come detto Marte è una stella vagabonda e quindi si sposta rispetto al cielo delle stelle fisse. Ecco che però sera dopo sera lo vedremo andare in una direzione, fermarsi, tornare indietro e poi riprendere il suo cammino, formare quello che viene chiamato un cappio. Ecco quindi che questo è veramente difficile da spiegare. Uno lo vede in cielo, lo potete vedere tranquillamente a occhio nudo, e uno deve giustificare questo cappio dicendo che Marte si muove su un cerchio perfetto. Capite che uno, oggi noi diremmo no, evidentemente non si muove su un cerchio perfetto, ma l'esigenza di dover giustificare quella fisica aristotelica era tale che ci si inventava degli stratagemmi per poter tornare al cerchio perfetto. Per esempio in questo caso lo stratagemma che forse avete visto era quello dell'epiciclo, per cui voi siete sulla Terra, la linea bianca rappresenta il vostro punto di vista, Marte è quel puntino rosso, e si diceva è vero, Marte non si muove su un cerchio giallo, ma il deferente, ma si muove su un cerchio che si muove su un cerchio, ecco perché può muoversi all'infinito. Ecco che se il vostro punto di vista appunto vi offrirebbe l'idea di un pianeta che torna indietro, si ferma, torna indietro e poi riprende il suo percorso iniziale. Siete ancora vivi? Se ci siete? Ok. Allora, cos'è, diciamo, che fa fare un grosso salto in avanti a Keplero? A mio parere un qualcosa di determinante deriva dal fatto anche che, anche forse per la sua formazione diversa da quella che era quella degli astronomi, i suoi colleghi, si fa delle domande diverse. L'astronomia fino in questi anni serviva semplicemente a organizzare la vita sociale e a prevedere tutto ciò che non era regolare e che poteva determinare paura, un senso di ansia nella popolazione. Potete pensare come poteva avvantaggiare un principe dire al suo popolo domani ci sarà un'eclisse. Ecco, questo poteva come dargli un'immagine proprio di qualcuno che sapeva, ecco, aveva conoscenza. Quindi l'astronomo veniva chiesto dove si troverà un astro in un certo momento,
quando avverrà una certa eclisse e poi appunto, come vi ho detto, dato che ormai da alcuni secoli erano nate le comunità sociali, organizzare la vita nei conventi, nelle prime città, nei comuni e quindi saper costruire una meridiana. E sapere anche come dividere magari la notte, perché magari se dovevo pregare anche di notte, anche quando non c'era il sole, anche quando era nuvolo, riuscire a trovare un metodo per la divisione del tempo. Ecco che Plero non si fa questo genere di domande, che erano quelle, come vi ho detto, a cui si poteva rispondere abbracciando uno qualunque dei sistemi cosmologici a disposizione. Ma lui si chiede perché ho proprio 6 pianeti e non 7 e non 8. Perché sono a quella distanza dal Sole? Perché hanno quella velocità? E poi cosa li fa muovere? Ora, è interessante per noi che le prime 3 domande, vedete, le ho messe un po' staccate, per noi, per un astronomo di oggi, sono domande assurde, perché noi non ci chiediamo più perché ci sono 8 o 9 pianeti, qualche anno fa hanno tolto un pianeta, l'hanno fatto diventare pianeta nano, non c'è più sui libri, magari se in un domani scoprissero un nuovo pianeta, nessuno si agiterebbe, perché per noi non è più una domanda scientifica. Ma solo l'ultima è una domanda che nel nostro contesto scientifico ha un senso. Eppure farsi domande che anche per noi siano insensate ma nuove porta Keplero a introdurre delle importantissime novità. A queste domande che vi ho detto, Keplero affianca domande analoghe nel campo musicale. Come molti scienziati dell'epoca, una delle discipline che venivano studiate era la scienza musicale e agli scienziati, ai matematici, veniva chiesto anche di capire perché alcuni suoni suonati insieme siano, oggi diciamo, consonanti, cioè diano una sensazione piacevole all'orecchio, mentre altri no, perché esistono solo alcune consonanze e non di più. Anche questa è una domanda che oggi non ci facciamo perché abbiamo un orecchio allenato anche ad ascoltare le dissonanze, ma all'epoca era una domanda significativa. Perché devo mettere il dito? Prima c'era una bravissima violinista che suonava, ecco, non può mettere il dito dove vuole, ma dovrà mettere il dito proprio a distanze ben precise per ottenere dei suoni che non ci facciano scappare dalla sala. Ecco, le stesse domande, appunto, come abbiamo visto, che si faceva Keplero anche in astronomia. Ed è interessante vedere come le risposte che vengono date sia in ambito musicale sia in ambito cosmologico siano simili, perché sono basate sulla geometria e su alcuni solidi o figure regolari. Se per la risposta in campo musicale Keplero si affida alle figure regolari costruibili col compasso e la squadra e riesce a dimostrare che in questa maniera emergano solo dei rapporti precisi che sono quelli che poi vanno a costituire, scusate, dopo magari riprenderò questo discorso su frazioni e musica. Adesso anticipo che quando io prendo una corda appunto come questa del violino, se io la divido esattamente a metà ottengo una nota consonante, in particolare se la nota suona un La, il La più alto, ecco, dell'ottava successiva, quindi quella che chiamiamo un'ottava. E questo corrisponde quindi alla frazione un mezzo, perché ho diviso la corda a metà. Ma le frazioni che si trovano con le consonanze ammesse in questi anni sono tutte frazioni molto semplici, quindi un mezzo, tre mezzi, quattro quinti. E quindi ritrovare le stesse frazioni musicali con le figure piane è il modello che costruisce Keplero all'epoca. Ecco, per i pianeti Keplero non riesce a fare un sistema del tutto analogo con le figure piane e poi scriverà: ma certo, che sciocco, i pianeti non si muovono su un piano, i pianeti si muovono nello spazio, quindi basta riferirci alle figure solide. Queste stesse figure solide che avete costruito qui e che poi penso che ritroverò anche alla mostra hanno incuriosito i matematici fin dall'antichità, perché sono gli unici 5 solidi che volete costruire se chiedete che le
che le facce siano tutte uguali e tutte figure regolari. Ecco, queste erano state studiate sin dagli elementi di Euclide, venivano chiamate figure platoniche perché Platone nel Timeo le associa agli elementi fondanti della natura. Ecco, Keplero riprende questa tradizione platonica, riprende anche degli studi svolti nel XIII secolo da Nicola di Cusa, che assimilava la nostra conoscenza del mondo a una figura che, aumentando il numero di lati, sempre più approssima il cerchio, che era la conoscenza perfetta, quella tipica solo di Dio. Ecco, riprendendo queste due tradizioni filosofiche, arriva a costruire il suo primo modello cosmologico, che è quello del Mysterium cosmologico del 1596. Adesso vediamo un video che ci permette di visualizzare come è fatto questo schema, questa cosmologia. Al centro c'è il Sole, perché questo schema funziona solo nel sistema copernicano. Attorno vediamo ruotare i pianeti conosciuti all'epoca e Keplero mostra come le distanze che hanno questi pianeti dal centro del cosmo siano tali che sono proporzionali ai raggi delle sfere perfettamente circoscritte o inscritte ai solidi platonici messi uno di seguito all'altro. Il piccolo errore che si può ritrovare, lui dice che è dovuto all'eccentricità dell'orbita dei pianeti. Ora, è ovvio che ai nostri occhi questa cosmologia che poteva spiegare le distanze, perché appunto sono quelle proporzionali ai raggi di queste sfere, e poteva spiegare perché i pianeti sono sei nel sistema copernicano. Perché voi immaginate di fare una specie di toast dove i pianeti sono il pane e il prosciutto sono questi solidi. Voi avete cinque fette di prosciutto, le fette di pane che potete mettere sono solo sei, e quindi i pianeti in questo schema sono solo sei. Ecco, come vi dicevo, ai nostri occhi questa cosmologia non ha nessun senso, tanto che secondo alcuni sarebbe un pazzo tentativo del giovane Keplero, ma in realtà sappiamo che Keplero, da grande, diciamo, dopo che avrà pubblicato tutte le sue opere, che riconosciamo anche noi come scientifiche, ripubblicherà quest'opera del Mysterium, proprio perché invece per lui ha un forte significato. Ecco, qual è poi il significato importante che comunque ha questo modello? Per la prima volta quel sole che avete visto al centro del cosmo è il sole fisico con la sua massa, non è più quel punto matematico, il centro del cerchio dell'orbita della Terra che aveva Copernico. Il sole che poi da qui in poi diventerà per Keplero l'anima motrice degli altri pianeti. Inoltre, in questo libro, per la prima volta, Keplero mette a confronto i dati previsti da questo modello, cioè le orbite ottenute facendo la proporzionalità tra i raggi delle sfere e le distanze dei pianeti, le mette a confronto con quelle che sono i dati sperimentali. Infine, appunto, in questo libro, per la prima volta, Keplero cerca una causa fisica al moto dei pianeti. Quindi questo libro, diciamo, perfino i fisici, gli astronomi più razionali, non è del tutto da buttare via. Come vi ho detto, è la prima volta che viene usato il dato come riscontro di un modello e Keplero però si rende conto che quello che lui chiama dato sperimentale è qualcosa di molto debole, di molto fragile. Lui ci racconta di come faceva lui le misure. Aveva un'asta di legno appesa in centro alla stanza e guardava attraverso la finestra quando un pianeta passava oltre questa asta di legno, quindi davvero misure con un errore notevolissimo. Decide allora di andare da colui che ai suoi occhi è il massimo, e anche ai nostri, è il massimo detentore di dati sperimentali all'epoca, Tycho Brahe. Decide di andare a Praga e di lasciare il suo posto di insegnante, di andare a fare l'aiutante di Brahe. Keplero dice: Brahe è come un miliardario, se immaginiamo che i dati sperimentali siano soldi, lui è un miliardario, ma un miliardario che assolutamente non sa come spendere i suoi soldi. Ecco che arriverò io, lo deruberò,
e però poi spenderò saggiamente questi soldi. E in effetti è proprio quello che succede. Keplero arriva da Brahe, Brahe davvero era, non so come dirlo con un termine dal liceo classico, era un po' fissato, scusate, sono un po' triviale. Era proprio fissato con questa precisione. Consideriamo che siamo osservazione ad occhio nudo in questi anni, non è ancora arrivato il cannocchiale di Galileo. Ma lui si è fatto costruire su un'isola un osservatorio con strumenti giganteschi, anche alti 6 metri, con cui, con dei mirini, delle squadre, riusciva ad avere una precisione eccellente. Quando arrivava un nuovo aiutante, lo metteva solo su un pianeta, cioè voi tutta la vita guardavate, osservavate solo un pianeta. E oltretutto c'era un vostro gemello, c'era la squadra A, squadra B, che tutta la notte, per tutto l'anno, raccoglieva sempre dati, sempre sugli stessi oggetti. Lui la mattina prendeva i dati dei due aiutanti, quando concordavano li copiava sul suo dato, se non erano concordanti no, li scartava entrambi. Questo, infatti, la storia della scienza dice che prima di Tycho l'astronomia era fatta da fotografie del cielo e con Tycho diventa un film, proprio perché talmente tanti dati, talmente tante, e con questi dati Keplero poi potrà redigere le tavole Rudolfine. Ecco che Keplero, che non ci vedeva tanto bene, viene messo da Brahe a studiare il moto di Marte. Questo perché il moto di Marte non era tanto un problema di tipo osservativo, ma di interpretazione dei dati. Questo che vedete e che, ecco, adesso farò la figura perché non riesco mai a pronunciarlo, Keplero lo chiamava il mio Brezel, ho detto bene, quel vostro. Ecco, non so come un sinonimo di Brezel, va bene Brezel. Ecco, lo chiamava il mio Brezel Marte, perché vedete che questa è l'orbita disegnata da Keplero nell'arco di 16 anni. Spiegare questo strano oggetto, che sembra quasi una decorazione più che un'orbita astronomica, con una combinazione di cerchi era risultata impossibile a tutti. Lui racconta di un suo collega piuttosto famoso, Retico, che aveva scritto che lui tutte le notti studiava Marte, una notte appunto stava invocando, come tutte le altre notti, il suo nome tutelare, svelami il segreto di Marte, nome tutelare, svelami il segreto di Marte. Ecco, Retico scrive che il nome tutelare è sceso dai cieli, l'ha preso e l'ha sbattuto contro il muro. Keplero ci dice, ecco, io non credo che i nomi tutelari scendano dal cielo, ma credo che uno dopo 20 anni che studia Marte si dia le capocciate da solo contro il muro, perché davvero c'è da perderci la testa. E Keplero in effetti starà 9 anni a studiare questo moto e arriverà a comporre quella che è l'astronomia nova, che contiene le sue prime due leggi. Ancora una volta rinuncia alle certezze, a quelle sicurezze su cui si basavano tutti i suoi colleghi, ma che poi impedivano loro di arrivare a qualcosa di nuovo. Per esempio, una domanda che tutti gli astronomi si facevano: dove si troverà un pianeta, in particolare Marte, dopo un certo tempo? Ora, voi penso che abbiate studiato i moti rettilineo uniforme, comunque i moti uniformi, e sapete che se la velocità è costante, io vado 3 km all'ora, dove sarò fra un'ora, sarò a 3 km. Quindi la risposta era semplice, peccato che poi era sbagliata, non era corretta, quando guardavo in cielo Marte non era lì. Ecco che allora lui decide che il moto di Marte non ha una regolarità. Il problema però adesso è, io vi dico che Marte si muove come gli pare, dove sarà fra un'ora? Capite che a questo punto la domanda diventa quasi impossibile da risolvere, soprattutto con gli strumenti matematici che c'erano all'epoca. Keplero decide di affidarsi a un metodo archimedeo che sostituisce, non so se c'è qualcuno qui di quinta che ha già cominciato a affrontare gli integrali, comunque quello che è il calcolo integrale oggi, e immagina di dividere l'orbita in 360 piccole parti. E con questo metodo riesce a ricavare quella che è la sua seconda legge.
che in realtà è la prima che lui riesce a trovare, cioè la legge che dice che le aree sono proporzionali ai tempi. Questa legge ci dice varrebbe solo, però è dimostrabile solo se l'orbita fosse un'ellisse. E fa veramente tenerezza, perché per 9 anni, sia nel libro, perché i libri non sono come li leggiamo adesso, cioè non c'è solo quello che lui ha trovato, sono bellissimi i libri di Caperò perché lui li scrive mentre lavora, e quindi c'è il racconto anche di tutti i suoi percorsi, quelli sbagliati, quelli giusti, i tentativi, torna indietro, riprende un'idea che aveva prima. Ad esempio nell'Astronomia Nova all'inizio ci dice: mi tocca scrivere questo libro perché dirò delle novità così importanti che devo essere preciso e fare tutti i calcoli, anche se mi rendo conto che a questo punto, avendo fatto tutti i passaggi, quasi tutti voi vi addormenterete leggendolo, come mi addormento io quando leggo le coniche di Apollonio. Ecco, ci sono questi proprio dettagli che rendono i suoi libri, secondo me, molto belli da leggere. Ecco, fa tenerezza lui quando, sia nel libro sia nelle lettere, per 9 anni si dice: ma perché non è un'ellisse questa orbita? Che saprei come dimostrare questa legge che ho trovato. E perché lui non si accorge che è un'ellisse? No? Non si accorge che Marte si muove su un'ellisse? Perché, come vi ho detto, lui pensa che la Terra si muova da un'ellisse. Quindi tutti i dati che ha raccolto Tycho sono tutti errati, perché sono immaginati presi da un cerchio. Ecco che quindi riprende tutti i dati, li modifica una volta che comprende che anche la Terra, sì, non è speciale, anche la Terra come tutti gli altri pianeti si muove su un'ellisse, e finalmente riesce a mostrare come il moto avvenga per tutti i pianeti nella stessa maniera, sia per quello che riguarda la velocità, sia per quello che riguarda la forma dell'orbita. Ecco che se... Ditemi voi, io vado avanti come se nulla fosse, giusto? Vado. Se i punti fermi fino a Keplero erano orbite circolari, velocità uniforme e Terra pianeta diverso da tutti gli altri, con il libro di Keplero del 1609 noi arriviamo a orbite ellittiche, velocità non uniformi e una Terra che è un pianeta diverso dagli altri. Capite che grosse novità, leggi rivoluzionarie, però anche una enorme difficoltà ad accettare questo libro, queste novità, perché, come vi ho detto, non c'è nessuna fisica a supportare queste novità. Se io faccio cadere questo ombrello in questi anni, io l'unico modo che ho di spiegare che l'ombrello cade è di dire che la Terra è il centro di tutto il cosmo e quindi tutto tende ad andare verso il centro del cosmo, non c'è una spiegazione a dire che questo ombrello debba cadere verso il centro di un puntino che si muove su un'orbita ellittica. Non abbiamo l'idea di forza, di gravità, di inerzia, e quindi diventa impossibile per uno scienziato serio accettare una nuova cosmologia, quella copernicana e tantomeno quella kepleriana. Keplero si rende conto della necessità di una nuova fisica, comincia a proporre delle nuove forze, anche perché appunto non ha orbite più circolari, immaginando anche che la massa del Sole possa essere la causa del moto dei pianeti, si immagina una forza simmetrica che dovrebbe, secondo lui, portarlo a un'orbita comunque circolare. Come può accadere questa dissimmetria? Ecco, Keplero ad esempio fa la proposta che i pianeti siano leggermente carichi e quindi come dei magneti, magari, non so, il Sole potrebbe essere carico negativamente e quindi la Terra, quando porge il suo polo positivo, verrebbe attratto dal Sole e dall'altra parte dell'orbita invece ne verrebbe respinto. Ecco, si inventa davvero tante, si immagina tante possibili azioni fisiche per spiegare questa asimmetria che per lui non era giustificata. Prima di andare avanti, volevo anche mostrarvi il frontespizio di questa Astronomia Nova, perché vediamo come il titolo sia proprio
rilegato là in alto, e come ci siano tanti particolari interessanti che ci dicono quali erano le grosse novità di Keplero. Così, beh, intanto forse avete già studiato anche che il fatto di mettere nuovo nel titolo era già una provocazione, perché finché voi avete l'aristotelismo non dovete mai fare qualcosa di nuovo, dovete mai introdurre novità, ma dovete sempre rifarvi, dovete sempre trovare qualcuno che prima di voi ha già detto quella cosa. E invece in questo momento trovate molti trattati con nuovo nel titolo, proprio c'è un effetto di rottura col passato. La seconda riga, eziologica, vuol dire che questa astronomia è fondata sulle cause, cioè stiamo cercando una causa di questi moti, e questa era una grossa novità. Un'altra novità è la fisica celeste. Voi sapete che Aristotele divideva il mondo sublunare, il mondo perfetto, che aveva la sua fisica, dal mondo oltre la Luna. E il mondo oltre la Luna si immaginava con leggi, con proprietà del tutto differenti. Invece Keplero vuole fare una fisica celeste, una fisica anche dei cieli, e questo non verrà a lui perdonato né dai contemporanei né da coloro che vivranno poco dopo di lui, per cui avrà pochissime persone disposte ad abbracciare le sue idee. Lo stesso Messi, il suo maestro, gli dice: guarda, hai fatto un buon lavoro, ma non puoi usare la fisica in cielo. E ultima novità, dalle osservazioni di Tycho Brahe, quindi una fisica che nasce dai dati sperimentali. In questo libro sono abbozzati concetti che poi troveranno compiutezza solo nell'opera di Newton, concetti come forza, gravità e inerzia, che andranno a costruire la nuova fisica, quella che chiamiamo la fisica classica. Non è l'unico Keplero che sta costruendo un nuovo cielo. In quegli anni abbiamo avuto l'osservazione della cometa di Tycho. Perché è così importante? Ecco, perché come facevano a stare i pianeti fermi in cielo se non avevamo l'inerzia, la forza di gravità? Erano fissati nelle orbite. Le orbite non erano come per noi oggi degli oggetti matematici, delle curve matematiche. Le orbite erano degli oggetti cristallini, dei contenitori uno dentro l'altro, incastonati uno dentro l'altro, e il pianeta si trovava all'interno di questa orbita cristallina. In questa maniera il pianeta poteva rimanere fermo. I pianeti, queste orbite erano appoggiate le une sulle altre, sapete che Aristotele aborreva il vuoto, quindi si trattava di un sistema solare molto piccolo e compatto. Il fatto che Tycho dica che c'è una cometa che attraversa queste orbite distrugge la possibilità che il pianeta, diciamo così, galleggi nel cosmo, incastonato in orbite rigide, ma bisogna trovare un altro meccanismo che permetta al pianeta di rimanere, di muoversi liberamente in cielo, rimanendo però nella sua orbita. Altre novità sono le nove, per esempio quella di Keplero nel 1604, che è osservata da moltissimi, in quanto avviene proprio nel punto dove si attendeva un evento celeste in quella notte, quindi moltissimi astronomi sono all'osservazione, quindi non si può più negare che si sia accesa una stella nei cieli che secondo per Aristotele dovevano rimanere immutati per l'eternità. Vi sono le lune di Giove, ecco un elemento che contrastava il sistema di Copernico. Era il fatto che nel sistema copernicano la Luna doveva ruotare intorno alla Terra, e gli anticopernicani chiedevano: ma scusate, ma come fa la Luna a spostarsi in cielo intorno alla Terra? Dov'è il punto in cui la corda che trattiene la Luna alla Terra è fissata? Perché, vi ripeto, non c'era l'idea di una forza di gravità che potesse trattenere la Luna in prossimità della Terra. Ecco che Galileo, con le sue osservazioni dei satelliti Medicei, effettua questa nuova rivoluzione. Altre novità sono appunto le fasi di Venere, l'idea di una Luna che non è più una sfera cristallina perfetta, ma qualcosa di molto simile alla nostra Terra. Adesso non mi soffermo perché appunto voglio arrivare finalmente alla terza legge, però visto che c'è una classe che ha lavorato proprio sul sogno di Keplero. Arriviamo però appunto in questi anni in cui si sta costruendo un nuovo cielo che chiederà una nuova fisica,
all'Armonice Mundi. Siamo nel 1618, sono passati 9 anni dalle prime 2 leggi, ma Keplero in questi 9 anni ha ancora non ha abbandonato lo studio dei cieli, perché alle sue domande ha trovato risposta solo parzialmente, cioè ha dimostrato perché i pianeti sono 6 e perché hanno quelle distanze dal Sole, ma non ha ancora chiarito perché debbano avere proprio alcune velocità e non altre. Per dare una risposta a questa domanda si richiama, come avevo un po' accennato all'inizio, alla teoria delle sfere armoniche, che era una teoria profondamente radicata sia nella filosofia, qui vedete alcune citazioni di filosofi, Platone, Cicerone, che immaginavano appunto che le sfere celesti, quelle sfere solide, ruotando, producessero un suono, che poi non era avvertibile per motivi diversi. Per Cicerone non lo sentiamo più perché siamo talmente abituati sin da piccoli che ormai non lo sentiamo più, è come qualcuno che abita sopra la ferrovia e non sente più per fortuna il passaggio del treno, ecco. O qualcuno che abita vicino a una cascatella che dopo un po' non si accorge più di questo rumore. Perché Keplero non si sentiva perché il vuoto tra un pianeta e l'altro non permetteva alla musica di arrivare fino sulla Terra. Questa teoria non era abbracciata solo dai filosofi, ma anche da quelli che trattavano dal punto più di vista più matematico, più della filosofia naturale, il sistema cosmologico. E per esempio, se abbiamo già delle scale musicali costruite dalla scuola pitagorica, scale musicali in cui ai pianeti venivano associate delle note, abbiamo ancora, per esempio, Maurolico della fine del 400, un sistema in cui appunto i vari pianeti venivano associati agli intervalli musicali. Lo stesso Copernico, che appunto ci appare un paladino della scienza moderna, ci dice, anche forse per compiacere i suoi lettori, che la sua disposizione dei pianeti è l'unica e capace di dare una struttura musicale armonica al cosmo. In effetti con Copernico, col concedere un movimento alla Terra, noi abbiamo 2 importanti novità. Intanto nel sistema copernicano esiste un ordine monotono tra la durata del moto dei pianeti e la distanza che questi hanno dal centro del cosmo, cioè man mano che il pianeta si allontana dal Sole impiega più tempo a percorrere la sua orbita, cosa che non era vera nel sistema tolemaico. E inoltre, mettendo in movimento la Terra, finalmente è possibile misurare con delle triangolazioni, quindi usando la trigonometria, le misure del sistema solare, che appaiono davvero molto molto maggiori di quelle che fossero ritenute precedentemente. Quindi Copernico, in questa teoria delle sfere armoniche, entra in gioco, ma appunto precedentemente a Keplero rimane ancora tutto molto lontano da una verifica sperimentale di quelli che sono i modelli proposti. Questo era il modello più diffuso, siamo nel 1617, e questo medico inglese immagina, vedete Dio che esce dalla nuvoletta ad accordare questa chitarra che ha una sola corda, il modello del monocordo del mondo. E qui in versione tolemaica, ma esisteva anche in versione copernicana, si immagina che se io mettessi su questa corda e su questa chitarra dei capotasti a distanze proporzionali a quelle che hanno i pianeti dal Sole, io produrrei una musica celestiale. Ecco che Keplero non è che irrida questo modello, come magari faremmo noi oggi, anche, cioè, perché siamo in un contesto completamente diverso ed è giusto che ci sembri un'assurdità totale. Keplero invece cosa fa? Prova a immaginare le note che suonerebbe questa chitarra e vede che le note sarebbero non musicali. Ecco che quindi scarta il modello, non perché, perché non accetta un modello basato sulla filosofia delle sfere armoniche, ma perché questo modello è errato sperimentalmente, cioè non è la distanza dei pianeti dal Sole a poter produrre una musica. Keplero allora si rivolge a un altro classico, il mito di Er, che troviamo nella Repubblica di Platone, dove si immaginano delle sirene sedute sulle sfere celesti in movimento, ogni sirena a produrre la nota che è corrispondente alla velocità di quel pianeta. Ora riprende questo moto, ma con una grossa differenza.
Per Platone le orbite sono circolari, la velocità è uniforme e quindi la nota prodotta dalla sirena è una nota unica. Invece per Keplero, che 9 anni prima ha scoperto le sue due leggi, il pianeta produce note diverse perché la velocità a cui viaggia cambia al variare della distanza del pianeta dal Sole. Proviamo a vedere, ad esempio, le note che produrrebbe Marte. Come abbiamo visto, man mano che mi avvicino al perielio, io salgo come acutezza del suono, perché appunto esiste una proporzionalità in Keplero proprio matematica tra la distanza tra la velocità del pianeta, la velocità angolare diurna, cioè l'angolo che il pianeta percorre in un giorno, e l'altezza del suono. E questo sarebbe il suono prodotto da Marte. Keplero prova a calcolare questo spartito che vedete proprio disegnato dallo stesso Keplero, prova a calcolare le note prodotte dai vari pianeti, prendendo come nota bassa il sol pedale dell'epoca, che viene assegnato a Saturno, che ha appunto la velocità angolare diurna più lenta. E vedete che non tutti i pianeti abbracciano lo stesso intervallo di note. Intanto abbiamo chiavi diverse perché andiamo a coprire moltissime ottave differenti, proprio perché noi passiamo da anni di Saturno agli 88 giorni di Mercurio, quindi dobbiamo coprire intere ottave. E poi alcuni pianeti come Mercurio hanno un'eccentricità elevata, cioè l'orbita è molto schiacciata per cui varia molto la nota, mentre altre come Venere non riescono neanche a cambiare di semitono, proprio perché Venere ha un'orbita invece quasi perfettamente circolare. Si chiede quindi, possiamo chiederci, ma ha senso associare la velocità del pianeta a una nota musicale? Perché Keplero sì. Lui mostra che se prendiamo due pianeti tra loro confinanti e prendiamo la velocità minore di un pianeta e la velocità maggiore dell'altro pianeta, noi otteniamo un accordo consonante, uno di quei pochissimi accordi consonanti permessi nella musica della sua epoca. Ecco quindi che lui ai suoi occhi ha dimostrato che è la velocità del pianeta ad essere la chiave per descrivere la musica delle sfere celesti. Proviamo ora, ecco, tutto questo accordo continuerebbe a variare, questa musica, si tornerebbe all'accordo di partenza dopo 6.000 anni, 6.000 anni sono passati dalla creazione del mondo al momento in cui Keplero scopre questa legge, secondo lui ci saranno altri 6.000 anni, lui è un po' al centro di tutto, e poi il mondo finirà. Proviamo una specie di karaoke a vedere come suonano questi pianeti. Vedete il ritorno di Mercurio come è per accordo, proprio perché l'idea di Keplero era davvero musicale. Abbiamo l'arpeggio al ritorno. Abbiamo ristretto i tempi più mantenendo le proporzioni, ma non staremo qui 29 anni. Ecco. Thank you.
Ecco, in particolare sapete che per Keplero la terra suonava quel semitono mi e fa, perché Dio voleva indicarci il nostro destino, miseria e fame, quindi sì, era un allegrone Keplero sempre. Ok. Adesso volevo un attimo fare una piccola parentesi sul termine armonia e una frazione particolare per l'armonia. L'armonia oggi ha per noi un significato, il termine armonia, molto sfumato e ricco. Per i greci armonia era una tecnica matematica che permetteva, dati due numeri, di trovare il terzo numero. Un sinonimo che potremmo dare oggi è medio proporzionale, per cui magari noi conosciamo dalle medie il medio geometrico, ecco, quello che chiamavano l'armonia geometrica, cioè dati A e Z a trovare il medio proporzionale tra questi due numeri. Quello che i pitagorici avevano osservato è che se io prendo un monocordo, quindi una corda tesa su una cassa di risonanza, e sistemo spostandolo il ponticello in modo che la lunghezza intera della corda e i due segmenti vadano a formare una di queste terne numeriche che soddisfacevano alle armonie aritmetiche, geometriche ed armoniche, io ascoltavo dei suoni consonanti. Quindi in pratica la musica, se voi avete studiato che per i pitagorici il numero era qualcosa di divino, che appunto rappresentava la divinità, la musica diventava la maniera in cui i nostri sensi possono accedere alla bellezza della divinità. Proprio perché suonando questi rapporti matematici io ascoltavo qualcosa che a me pare bello, pare musicale. Ecco che tra tutte queste terne matematiche che soddisfacevano queste armonie geometriche e armoniche, alcune terne sono, diciamo, fondamentali per la struttura della nostra musica occidentale. E sono i due modi forse più semplici in cui posso suddividere il ponticello. Per esempio lo posso dividere a metà, come dicevamo prima, e allora ascolterò la ottava superiore, oppure lo posso dividere in modo che diciamo in tre parti uguali, in modo che una sia un terzo, l'altra sia due terzi della corda fondamentale. Allora suonando la corda per intero e la corda che è due terzi, ascolterò quella che viene chiamato l'intervallo di quinta. Quindi queste due maniere più semplici con cui riesco a dividere il ponticello poi vengono utilizzate dai pitagorici per costruire la nostra scala musicale, quella che usiamo ancora oggi in Occidente. Se quando io volessi costruire una scala anche per casa mia, devo sicuramente scegliere due parametri. Intanto quanto deve essere lunga la scala, perché la scala può collegare da pian terreno al terzo piano o solo fare, non so, quei pochi gradini che ci permettono di accedere qui all'atrio della scuola. La lunghezza della scala in musica significa delimitare quella parte di frequenze dopo la quale ricominciamo a dare gli stessi nomi alle note, e si vede che in tutte le culture e le epoche viene fatta praticamente la stessa scelta, cioè di limitare e chiamare la scala musicale quando l'intervallo tra una frequenza e il suo doppio, proprio perché l'orecchio lo avverte come molto simile alla frequenza fondamentale. Quindi l'ottava è una, diciamo, la lunghezza della scala musicale è comune a contesti storici e geografici molto diversi. Diverso è come dividere questa scala, cioè quanto alto fare i gradini, se farli tutti uguali o meno. Ecco, queste sono scelte che troviamo diverse in culture differenti. Per quello che riguarda la scala occidentale, si è scelto di utilizzare l'intervallo di quinta, cioè quella divisione di una corda, l'intero 3 e invece i due terzi dell'intero. Se io prendo una frequenza, la moltiplico per 3/2, qua faccio un discorso un po' moderno, ottengo, mettiamo di essere partiti dalla frequenza Do, ottengo un Sol e quindi ho ottenuto due note della scala. Se poi prendo il Sol e lo moltiplico di nuovo per 3/2, ottengo il Re, però il Re dell'ottava successiva, e quindi quello che viene fatto è dividere la frequenza di questo Re a metà in modo da riportarmi al Re basso. Continuando questo ragionamento, che magari fatto dopo due ore diventa un po' difficile da seguire,
quello che si ottiene è il cosiddetto giro delle quinte. So che però molti di voi studiano musica, quindi avranno già studiato questi argomenti. Quello che si ottengono sono i 12 semitoni che vanno a formare la nostra scala occidentale, quindi i 7 tasti bianchi e 5 neri del pianoforte. Ecco che quindi attraverso la quinta i pitagorici riescono a costruire la scala musicale, e questa quinta è proprio rappresentata dalla frazione matematica 3/5. Torniamo al nostro Keplero. Keplero ha trovato una risposta al perché i pianeti hanno quelle distanze dal Sole con quel modello dei solidi platonici. Ha trovato una risposta a perché i pianeti hanno quelle velocità, perché con quelle velocità riescono a produrre una musica consonante. Si chiede allora, e se lo chiede per 23 anni, esiste una relazione tra le distanze che i pianeti hanno dal Sole e le velocità, il tempo che impiegano a ruotare intorno al Sole? Ecco che quando trova che la relazione esiste ed è data dalla potenza 3/5, capite che per lui è la chiusura di un cerchio, perché quell'esponente ai suoi occhi non ha il significato di un 1,5, ma ha il significato di un intervallo musicale. Tanto è vero che questa legge è pubblicata non come veniva ritenuto in passato in un libro di musica, perché l'ha scoperta una notte e non voleva farsi rubare l'idea, ma viene pubblicata nell'Harmonice Mundi, proprio perché attraverso un percorso di armonia delle sfere lui vuole mostrare questa legge come il coronamento di tutto un percorso che ai suoi occhi è molto coerente. Io adesso sto per chiudere. Volevo ringraziarvi, perché oltre al fatto di essere qui, di condividere con voi questa storia, mi è stato reso possibile dai vostri insegnanti anche lavorare con una delle mie classi su questi temi. Per non sovrappormi al vostro lavoro sull'Harmonice Mundi, abbiamo pensato di andare a lavorare sull'epitome, su questo testo che Keplero fece nel 1622, per riprendere un po' tutti gli argomenti di fisica celeste da lui studiati. In particolare, in questo testo dà la prova che la terza legge non vale solo per il sistema solare, ma vale anche per il sistema formato dalle lune di Giove. Ecco quindi che questo è qualcosa di molto importante, innanzitutto perché si prova l'universalità di questa legge che oggi riusciamo a generalizzare, come vi ho detto, ad altri sistemi solari, piuttosto che ad oggetti anche che non siano pianeti o sole. E poi anche perché avvalora l'idea che le lune di Giove siano davvero qualcosa in moto attorno a Giove. La qualcosa non era ancora del tutto condivisa all'epoca. Sono gli anni in cui appunto Galileo è perseguitato dalla Chiesa Cattolica. Adesso magari vi mostro due ragazzi che sono venuti qui con me, Greta Gottardi e Luca Brusasco, hanno tradotto queste pagine dell'Epitome, appunto ci siamo un po' ispirati al vostro lavoro, e mentre poi la classe ha realizzato un breve video, magari iniziamo a vederlo, poi necessario, siete stati così gentili da ospite. Keplero fu uno dei protagonisti della rivoluzione astronomica e fu un sostenitore del modello copernicano, secondo cui i pianeti, inclusa la Terra, ruotavano intorno al Sole, centro di tutto. Nonostante la teoria di Copernico fosse rivoluzionaria, era ancora molto imprecisa e manteneva troppi legami con i sistemi passati. L'astronomo polacco, ad esempio, riteneva ancora che i pianeti fossero incastonati in sfere cristalline. La svolta arrivò quando Galileo cominciò ad osservare quattro corpi celesti nelle vicinanze di Giove, quei corpi che lui stesso chiamò satelliti medicei. La scoperta di quattro lune in orbita attorno ad un pianeta ebbe rilevanza fondamentale nel dibattito tra i sostenitori dei modelli tolemaico e copernicano. Seppure Tycho Brahe avesse già negato l'esistenza delle sfere cristalline nel suo modello, le lune di Giove furono la prova definitiva dell'erroneità del sistema tolemaico.
Eliminati i binari cosmici, Kepler ovviamente si chiese in che modo si legassero un pianeta e i propri satelliti. Pose una prima risposta nel testo originale tradotto da Luca Brusasco e Greta Gottardi. In questo affermò che il moto orbitale di un satellite era generato dalla rotazione sul proprio asse del pianeta padre, il quale doveva necessariamente essere più massiccio del primo. L'importanza delle lune di Giove crebbe ancora di più quando Keplero ne fece uso per avvalorare le sue nuove teorie, in particolare nella sua ricerca dell'armonia del cosmo, che lo portò all'enunciazione della sua terza legge. Come un moderno scienziato, Keplero non si accontentò di verificare la correttezza della sua legge per il sistema Sole-pianeti, ma per provarne la validità, riscontrò il fenomeno anche nell'orbita dei satelliti gioviani. Queste sono le parole con cui, nell'epitome, conferma l'applicabilità della legge per le lune di Giove. Si prova che, come accade con i sei pianeti intorno al Sole, così si trova la stessa cosa con i quattro satelliti di Giove attorno ad esso. Cioè che qualunque di quelli ruoti più lontano, ritorni più tardi al punto di partenza. E ciò non avviene con proporzionalità diretta, ma con una proporzionalità maggiore, cioè alla potenza 3 mezzi degli intervalli di spazio da Giove. Questa è proprio la stessa legge che, sopra, valeva per i sei pianeti. Così Keplero rese le lune di Giove il simbolo del nuovo cielo. Ok, vabbè. Vi ringrazio, riporterò l'applauso alla classe. Va bene, grazie, no, basta. Se no vi devo registrare. Niente, adesso concludo. Quello che volevo dire è che pur con un percorso che ai nostri occhi è difficile, diciamo, da vedere come scientifico, tanto è vero, e questa è stata anche la motivazione per cui così poco Keplero era stato tradotto prima degli anni 90, proprio perché per scienziati illuministi era difficile immaginare di poter dare valore a questi percorsi. E, appunto, nonostante questi percorsi, Keplero è riuscito a mettere le basi di una nuova astronomia in cui il Sole avesse un ruolo centrale per il movimento dei pianeti, ha trovato poi le sue 3 leggi planetarie, e ha messo le basi della nuova fisica di Newton, introducendo il concetto di forza, gravità e inerzia, e quindi anche ha contribuito alla nascita della scienza moderna, dando valore ai dati sperimentali, utilizzando la geometria al pari di Galileo come linguaggio della natura, essendo tra i primi che hanno immaginato che potessero valere delle leggi di natura, e immaginando un unico mondo dove valesse la stessa fisica sia sotto la Luna sia sopra la Luna. Il sogno di Keplero era quello di trovare un modello che mostrasse l'armonia dei cieli, che giustificasse il numero, la posizione e la velocità dei pianeti e individuasse nel Sole la causa fisica del moto dei pianeti. Ora è interessante pensare che per noi oggi le prime 2 motivazioni di Keplero non siano scientifiche, mentre solo la terza abbia un valore, ma che per i suoi contemporanei le sue ricerche fossero assurde solo per la terza causa, mentre le prime 2, nel contesto in cui lui viveva, erano perfettamente motivate. Keplero quindi ebbe una vita non facile e solo con il tempo il suo lavoro venne riscoperto, ma come vi ho detto ancora fino agli anni 90 solo le sue 3 leggi venivano estrapolate dai suoi libri per ritenerle valide, ma non si scoraggiò. Infatti scrisse in maniera che ci appare ben poco modesta: posso aspettare anche 100 anni un lettore che comprenda ciò che ho scoperto, dal momento che Dio ha aspettato 6.000 anni qualcuno che sapesse meditare la sua creazione. Ecco,
È vero, poco modesto, ma pensiamo che Keplero ha passato tutta la sua vita continuamente a perdere il suo posto di lavoro per la sua libertà di pensiero, vivendo non in ricchezza e anche con un fisico che non lo avvantaggiava, e quindi si è preso un po' questa piccola rivincita in uno di questi suoi libri. E come vi dicevo, per i nostri occhi è veramente curioso aver trovato leggi moderne, leggi valide per Newton, con dei percorsi tanto poco moderni. Ai miei occhi quello che è stato determinante è aver avuto la tenacia di cercare leggi e continuamente confrontarle con i dati sperimentali e saper rinunciare a ciò che per tutti era invece un dogma obbligatorio. Ecco. Ancora vi ringrazio e spero che vi facciate trascinare ancora da tanti altri progetti in futuro come avete fatto questa volta.